Benedici noi, Signore, benedici il cibo che questa sera condividiamo. Benedici le persone che ce lo hanno preparato e benedici questo nostro incontro in fraternità e in comunione. Amen. Amen. E buona benedizione a tutti. Oh.
Dio, grande amico degli uomini, amante della vita. Accogli la preghiera di questi due figli e con la forza del tuo spirito dona loro di camminare intrepidi verso il futuro per testimoniare con rispetto e franchezza la luce portata sulla terra dal tuo verbo. Gesù, che vivo e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci possiamo sedere. Buonasera a tutti, innanzitutto, e grazie per aver accolto l'invito a condividere non solo anche un dialogo fra me e voi, e questa sera vorrei davvero che fosse un dialogo. Non voglio fare lezioni, non voglio fare le omelie, tantomeno, che hanno un'altra collocazione, voglio invece interrompere. So che avete preparato anche alcune domande, poi se ci sarà tempo me lo apro, potremo anche interrompere a partire da domande che nascono qui dal confronto che avremo tra noi. Ok, grazie Eminenza per la sua presenza, grazie ai confratelli parroci, a voi ragazzi qui presenti, come ha detto Sua Eminenza, farete le domande e lui risponderà. Inizierete il dialogo. Alla fine di queste domande, se ci sono altre domande, vediamo il tempo, potete farlo. Poi concluderemo con la preghiera delle vocazioni dei centri vocazionali e con un canto alla Madonna e la benedizione di Sua Eminenza. La prima domanda. Innanzitutto grazie Sua Eminenza di essere venuto qua con noi, sono benvenuto. Questa è un po' la prima domanda. In quale modo la Chiesa fiorentina può aiutare i giovani a rendere visibile nella quotidianità la parola di Dio? Come possiamo agire per il bene comune ed avere piena fiducia nell'istituzione Chiesa? Mi sembra che la domanda contenga in sé due problematiche. La prima è la Chiesa. La Chiesa credibile, la Chiesa accogliente, la Chiesa è uno spazio per noi giovani oppure no. E qui devo confessare subito che dobbiamo misurarci con il grande mistero di un Dio che ha voluto affidare a noi uomini la salvezza, la grazia, il dono di sé, l'amore suo per l'umanità, pur non pretendendo da noi uomini di essere diversi da quelli che siamo, cioè creature, fragili, deboli. Non è che Dio si è fidato delle nostre forze, per cui la Chiesa è una società di superuomini rispetto al mondo, una società di perfetti rispetto ai peccatori. È una realtà che condivide, ahimè, la fragilità, ma non toglierà problemi. Condivide la fragilità che sta dentro alla nostra condizione di creatura. Un mondo in cui spesso il volto della Chiesa è un mondo mistificato. Chiesa che possiede tante ricchezze, la Chiesa che è un'istituzione inflessibile, che non sa accogliere, non sa perdonare, non sa vedere anche le miserie degli uomini e così via. C'è anche questo. Ma su questo penso che un accostamento sincero, aperto, leale e senza pregiudizi riesce a cambiare molto. Certo, la presenza del peccato in genere nella Chiesa è il grande mistero. La Chiesa è santa, è fatta da peccatori. Questo
così, però se ci pensate bene, quel che vorremmo non sarebbe più una cosa umana, sarebbe una cosa fuori dall'ordine dell'umano, sarebbe una cosa angelica, per un mondo di marziani, non di terrestri. Noi siamo questi, e se vogliamo anche essere noi parte di questo, sappiamo che c'entriamo anche noi con tutte le nostre debolezze e fragilità. Quello che la Chiesa dobbiamo chiedere è invece la capacità di darci il dono dell'amore di Dio. E questo ci è assicurato dal grande dono che Cristo ha fatto ai Suoi Apostoli, che gli Apostoli trasmettono in tutti i secoli, che anzitutto il dono della Sua parola, poi il dono dei sacramenti, gesti che ci trasmettono la presenza di Dio nella nostra vita, il grande dono della comunione, perché nella comunione della Chiesa non è fondata sulla simpatia tra di noi. Questo ci può essere o non esserci. So che a livello giovanile è molto apprezzata la capacità di creare amicizia tra di noi, ma l'amore che fa comunione non è l'amicizia tra di noi, è la presenza di Gesù, che è l'amore del Padre in mezzo a noi, è Lui che fa farci comunione. Cioè, se tutti siamo in riferimento a Gesù, legati a Gesù, sentiamo Gesù come l'essenza della nostra vita, allora sì che siamo uniti tra di noi, allora sì che c'è comunione tra di noi. Se invece partiamo dal nostro desiderio di allacciare le relazioni con gli altri, troveremo che c'è simpatico, chi non lo è, e poi alla fine noi stessi ci accorgeremo che il nostro amore è un amore fragile, solo quello di Gesù è un amore totale, senza remissione. Questo credo che sia importante, perché da una parte accettare la fragilità della Chiesa, delle sue opere, delle persone che la compongono, dei credenti, e dall'altra però riaffermare con forza che attraverso questa povertà umana, la povertà di un piede che rinnega Gesù, e sto preparando una meditazione che farò durante la Quaresima, Battistero, perché durante la Quaresima faccio meditazioni ogni giovedì in Battistero, negli ultimi anni accompagnate da esecuzioni musicali. Quest'anno eseguiranno la Passione secondo Giovanni di un musicista fiorentino del 1600 che si chiama Francesco Corteccia, e quindi io farò una meditazione sulla Passione secondo Giovanni. E ho scoperto una cosa di cui non mi ero mai accorto, che mentre nei tre Vangeli sinottici Pietro, dopo aver tradito Gesù, rinnegato Gesù per tre volte, al canto del gallo si mette a piangere, pentito pianse amaramente. Nel Vangelo di Giovanni per niente, signore. Pietro resta un peccatore, non resta, non diventa un convertito così e crediamo con Gesù e che a questo punto verso Dio. Pietro non è a questo punto con Gesù, resta uno che lo ha rinnegato per tre volte. Quando Gesù lo rincontra poi sul lago di Tiberiade e gli chiede per tre volte se mi ami, ti vuoi bene, Pietro prima dice ti voglio bene, la terza volta rattristato, con dolore. Il dolore non è per i tre rinnegamenti precedenti, il dolore è perché Gesù non gli crede, pensa Pietro. Eppure contemporaneamente Gesù a questo uomo peccatore fallito diremmo affida la Chiesa, pasci e mie pecorelle. Questa è la Chiesa, comincia così, comincia con un capo, un peccatore di cui, secondo Giovanni, secondo gli altri Vangeli, c'è un pentimento, ma secondo Giovanni non interessa che si sia pentito oppure no, perché non è il suo pentimento che lo rende
siccome si è pentito, allora riceve il premio l'essere colui a cui Gesù affida il suo greggio. Secondo Giovanni questo è puro dono di Gesù. L'aspetto personale del pentimento di Pietro esce dalla scena. Resta il fatto che lui è stato uno che ha imitato ed è stato però anche colui a cui Gesù ha affidato il suo greggio, perché per tre volte gli ha detto ti voglio bene. O meglio, la traduzione che non so se avete visto, prima era ti amo, adesso nella traduzione attuale Gesù domanda mi ami tu? E Pietro ha paura a dire ti amo, dice ti voglio bene. La traduzione santa esatta sarebbe ti sono amico. Perché l'amore che Gesù chiede è la gabbia. E invece l'amore di cui Pietro si dice capace è la filia, l'amicizia. Voglio essere tuo amico. Bene, meditiamo anche per te. Che non può essere male dentro la parola di Dio, ci trovi cose impensabili. Ripeto, non è che Giovanni voglia dire che Pietro non si è pentito, ma vuol dire che la grazia che Gesù gli dà di essere il capo della Chiesa non dipende dal suo pentimento, dipende dal suo amore, dalla sua amicizia e dal dono di Gesù. Penso perché mi sono perso così, perché, mi stavo dicendo, la Chiesa è questo, è fragilità, ma anche grazia. Dove? Dobbiamo sapere stare nella Chiesa riconoscendo la fragilità, la nostra fragilità anzitutto, perdonando la fragilità degli altri, accompagnando la conversione di tutti, ma anche sapendo che fuori dalla Chiesa non ho più la parola di verità, non so più chi è Dio e chi sono io e che cos'è questo mondo, per questo non lo dice solo la parola di Dio. Non ho più l'amore di Dio, che è l'unico amore che conta. E non ho più la capacità di formare comunione tra di noi perché mi manca il perno fondamentale che è Gesù. E con questo voglio dire per la vostra desiderio di stare nella Chiesa. Però voi mettete in rilievo anche un altro aspetto, che lo stare nella Chiesa ci rende responsabili di fronte al mondo, di fronte alla società, in una vita quotidiana, ordinaria, verso il bene comune, eccetera. Ma questo mi sembra altrettanto decisivo, perché non possiamo pensare alla Chiesa come il club del detto dei perfetti, no, ma neanche di quelli che se la cucinano da solo. La Chiesa c'è per essere il segno del Vangelo di Gesù in mezzo al mondo. In mezzo ai nostri. Questo aspetto missionario ce lo dobbiamo avere nel cuore. Non è che sia cristiano e poi sia missionario. Non è che io sono cristiano e poi, siccome voglio fare qualcosa di più, allora mi impegno verso gli altri. L'essere missionario, l'essere portatore della testimonianza del Vangelo è essere cristiano. Quindi questo bisogno di camminare. Tu mi dici però anche il come, tutte e due queste cose. Il come. Il come credo che sia un cammino che ciascuno di noi deve scoprire nella propria vocazione di vita, perché Gesù non ci ha fatti, Dio non ci ha fatti uguali a un altro. Per ciascuno di noi ha un cammino che incrocia il cammino di molte persone. È molto importante, secondo me, incrociare le persone per vivere la nostra vocazione. Non pensare di fare da soli il cammino dell'appartenenza alla Chiesa e il cammino della testimonianza nella vita sociale. Dobbiamo farlo insieme, intrecciando percorsi anche diversi, ma che ci legano l'un l'altro in questo stare con il Signore e stare per gli altri, per i nostri fratelli. Tutto questo ha dei luoghi che sono le nostre parrocchie. E qui vedo, mi fa molto piacere, tanti giovani che le nostre parrocchie
spazio di incontro per vivere la loro realtà di fede cristiana. E poi ci sono anche altre realtà che accompagnano le parrocchie, che sono le varie comunità, associazioni, movimenti, e anche queste sono presenti tra noi questa sera. Ecco, direi che qui a noi è dato concretamente il modo con cui vivere questo duplice dimensione di vita, che è l'appartenenza alla Chiesa e la missione in mezzo ai fedeli. Seconda domanda. C'è poi tutto il grande interrogativo
che nasce dalla manipolazione dell'umano, perché oggi noi stiamo per creare una popolazione umana che non è solo naturale, ma è anche frutto di interventi artificiali. Non che questo non appartenga alla storia degli uomini, perché già gli occhiali che io porto indicano un supporto artificiale che risale al 600. Quindi non è che la tecnologia che cambia l'umano è qualcosa che appartiene soltanto al nostro tempo. Ma oggi sta entrando dentro al DNA, dentro ai neuroni, sta entrando dentro alla costituzione, non un supporto all'uomo, ma un cambiamento della costituzione dell'umano. Questo è lo scenario che ci dovrebbero occupare, oppure ci dovrebbe preoccupare tutto il tema dell'intelligenza, cosiddetta intelligenza artificiale, cioè la sostituzione delle macchine che fanno operazioni di pensiero, non direi pensa, ma fanno operazioni di pensiero al posto dell'uomo, fino a poterne diventare prevaricatori. Voi siete più specializzati di me in certi film di fantascienza, magari avete visto già come si prefigura la fantascienza, un mondo governato non più dagli umani ma dai robot. Ecco, tutto questo mondo, tutta questa visione tecnologica e così via fa parte del vostro quotidiano. Voi ne siete immersi fin dal principio. Tutto questo va pensato, governato dall'interno. Non possiamo dire non ci piace, però a me ancora una volta il come la tecnologia può aiutare gli uomini, non il rifiuto della tecnologia, il come l'economia può aiutare la giustizia, non il rifiuto di un'economia globale, come la comunicazione può aiutare le relazioni, anche quando siamo consapevoli che spesso la comunicazione oggi è diventata un'assordante confusione di parole, magari che si gridano, mi lascio questa immagine, tante risposte, tutti hanno una verità da gridare e non ci sono più le domande. La gente non si interroga più, ma una risposta a valore ti rapporta una domanda, altrimenti diventa uno slogan. Siamo in una società in cui si scontrano gli slogan, non si approfondiscono le domande. Capite che significa oggi, quindi, governare tutti questi modi. Comunicazione, economia, tecnologie, no? Manipolazione dell'umano e così via. Credo che su questo voi dovete dare un rapporto imprescindibile, che, ripeto, non ho neanche le categorie per entrare dentro a questo mondo qui, mentre voi lo vedrete dall'interno. Questo credo che sia nel dovere del discernimento che la Chiesa ha nei confronti del tempo, perché la Chiesa ha questo compito, alla luce del Vangelo, di scegliere il tempo per vedere qual è il bene per l'uomo di oggi. In questa opera di discernimento, tutta quella che è la cultura dell'oggi è in metafora. Se non ci aiutate a fare un discernimento vero, noi non riusciamo da soli, noi vecchi, a darvi qualcosa proprio per il vostro domani. La domanda è: come annunciare il Vangelo ai giovani? Quando mi fanno questa domanda, io racconto una storiella, non è una storiella, un fatto vero. Quando ci fu la giornata mondiale della gioventù a Cracovia, il Papa fece un pranzo con un gruppo di giovani e un giovane gli pose questa domanda: come faccio ad annunciare il Vangelo ai miei coetanei? E il Papa gli disse che il problema non era annunciare, era testimoniare. Non possiamo pensare a evangelizzare
al di fuori di quello che è il nostro essere e gli altri di fronte agli altri. Io non credo che ci sia oggi nessun argomento razionale di parole, nessuna narrazione che possa convincere un giovane, se non il fatto che vede te gioioso di vivere perché hai incontrato Gesù. Punto. Il resto sì, ci può essere, non è che io voglio minimizzare gli sforzi di tutte le progettualità della pastorale giovanile, sia chiaro. Ma l'essenza della pastorale giovanile è fare delle persone capaci di dire la gioia che hanno trovato nella felicità di essere felici di vivere come Gesù, di provare a vivere come Gesù. Poi con Gesù non ci riusciamo mai, però ci proviamo, perché pensiamo che quella è la strada per essere davvero felici, perché questo è il gran problema nella comunicazione del Vangelo ai giovani di oggi. Che i giovani oggi, ma anche gli adulti, pensano che il Vangelo è un limite alla loro libertà, è un peso insopportabile che viene posto sulle spalle di povera gente. Perché tu sei una persona che crede, sei una persona menomata, che ha rinunciato a qualcosa, che ha rinunciato soprattutto alla sua libertà. Questo è il problema mio. Noi siamo in un mondo in cui il cristianesimo viene percepito come un sistema di rinunce, che alla base è proprio l'espropriazione della libertà, che è la cosa più cara che un uomo ha. Anche se non sai cosa è poi la libertà, perché qui si gioca il grande equivoco, e la gente pensa di essere libera quando fa quello che vuole, non quando fa il bene di quello che ha bisogno. Riesce a fare il bene di cui avrebbe bisogno. Ecco, in questo mondo non abbiamo discorsi, molti discorsi da fare, o molte strategie di cattura. Paolo lo chiama proselitismo, per dire non dobbiamo catturare nessuno. Dobbiamo porre tutti di fronte alla verità della loro libertà, per fargli capire che quando la loro libertà si consegna al Vangelo, trova il bene che cercava. Mentre invece, se pensa di rimanere nelle proprie mani, di fatto perde ogni orientamento e non riesce più a distinguere il bene dal male. Questa, capite che è una grande esortazione a diventare santo. Si può diventare santo. Anche da giovane. È stato appena beatificato, meglio verrà beatificato tra un paio di mesi, un giovane ragazzo che si chiama Carlo Acutis, morto a 15 anni, in un tumore di una leucemia fulminante, che ha vissuto 15 anni splendidi, raggiando della propria fede, persino i genitori, la convertiti ai genitori. Adesso la mamma va in giro per l'Italia a fare la presentazione del figlio. Non so se dice anche che per diventare cristiana ha dovuto aspettare che il figlio la svegliasse da un cristianesimo abituale. Lo dice, eh? Lo dice. Quindi, molto bene. Prossimo martedì, l'altro martedì, nella congregazione dei santi, esaminiamo le virtù, la vita di un giovane che gli è morto per un tumore cerebrale a 19 anni, molto bello, una bellissima figura, sto leggendo questi giorni, ragazzo, non dico il nome, se no svelo, perché poi bisogna vedere se diamo voto sì oppure no, e se parla lo approva, però un ragazzo veramente bravo, bello, e classe, sempre nell'aiutare gli altri, così via, fino a che a 15 anni, 16 anni,
scopre un tumore al cervello e più o meno contemporaneamente si fidanza con una ragazza. Così avremo il secondo venerabile fidanzato, che già sapete c'è già una beata fidanzata, si chiama Sabattini, una ragazza della comunità di Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII di Rimini, che fu Sandra Sabattini, che fu uccisa per un incidente stradale, 24 anni, ed è la prima fidanzata diventata beata nella storia della Chiesa. Io non ho conoscenza di altri. E quest'altro ragazzo è per lui interessante, il suo fidanzamento, e poi come affronta questa malattia che consuma fino in fondo. Per capirsi, l'amore faceva il cantante in una band, no, di giovani della sua città, poi molto interessato all'informatica, molto legato, faceva sport, c'era un ragazzo pieno di vita. Che ritenevano la sua fede, pensavano di metterlo da una parte come credente, lui non aveva paura, neanche credente. Insomma, si può essere santi anche da giovani, magari non volete, poi continuiamo, perché è bene che questa testimonianza la portiamo anche da noi. Ecco, questo sul come insisto. È una questione di essere testimoni, come dice il Papa, della gioia del Vangelo. Ho detto in parole più nostre di essere felici di aver incontrato Gesù e di obbedire a Gesù. Cioè, dovremmo sforzare felicità da tutti i poli, la gente dovrebbe capire che tutto questo ci viene da Gesù. Allora sì che noi possiamo evangelizzare. Grazie. Ciao Martuzzi, la Bianca. Buonasera. Allora, nella sua vita mi ha provato il disagio di portare il sostegno spirituale per stare in anno conosciuto il Signore. Allora, incontrare persone che non conoscono Gesù. Nella sua vita ha mai provato il disagio di portare sostegno spirituale a persone che non hanno conosciuto il Signore? Quindi c'è un problema prima, incontrare persone che non conoscono Gesù. Può capitare, a chi ha vissuto una vita molto interna alla realtà ecclesiale, capita di me, perché ho fatto il formatore del fondo dei preti, ho fatto l'aiutante dei vescovi, faccio il vescovo, non è facile incrociare persone, no, che non conoscono il Signore Gesù. Però è accaduto a me, come penso accada anche a tutti voi. Da questo punto di vista credo che non dobbiamo, come ho detto appena ora, aver paura del nostro essere cristiani, non dobbiamo mimetizzarci, questa credo sia la prima regola. Non è che scalando il mio grado, la mia febbre di cristianesimo, allora divento più accettabile agli altri. Non è facendo finta di non essere pienamente cristiani che gli altri allora mi accettano. Non è questo un modo con cui incrociare gli altri. Bisogna essere se stessi fino in fondo, avendo la consapevolezza tuttavia che il Vangelo non è un giudizio, è una misericordia. Che il Vangelo che io porto, di cui sono testimone, non si abbatte sulla vita dell'altro, ma come una condanna, ma incontra la vita dell'altro come una misericordia, un amore,
annunciare i suoi desideri. Questa è la prima cosa. Non aver paura di essere noi stessi. Seconda cosa, sapendo che il Vangelo non va a condannare nessuno, ma va ad accogliere, perdonare, a usare misericordia verso tutti. La terza cosa che credo sia molto importante è anche quella di incrociare le vere domande delle persone. Perché chi non conosce il Signore non è privo di interrogativi dentro di sé. Probabilmente questi interrogativi sono stati deviati dalla cultura dominante. Dobbiamo scarnificarli, ridurli alla loro essenza e riportarli a quelli che sono appunto. Perché io vivo, qual è il senso di stare al mondo, in che modo io mi devo rapportare con gli altri, così via. Sono quelli gli interrogativi che ogni uomo pienamente consapevole di sé deve porsi. Quindi su questo credo che sia molto importante. Accostarsi con umiltà, ma anche aiutare a far emergere la domanda a cui poi l'annuncio di Gesù possa diventare una risposta. Perché se qualcuno ha troppe barriere, tu gli proponi Gesù e andiamo a sbattere solo davanti a un muro, se non abbiamo prima scavato un accesso al cuore delle persone. In questo senso io non provo disagio, non provo paura, perché rispetto alle persone sono convinto del mio credo, sono pienamente consapevole che questo credo non è una condanna, ma una misericordia, e infine aiuto l'altro a mettersi sulla strada dell'incontro con il Signore. Quindi disagio non ne ho, disagio mi verrebbe se io avessi una concezione del cristianesimo come una modalità di vita di seconda categoria rispetto agli altri. Da questo punto di vista forse ho un po' l'orgoglio di aver incontrato il Signore pur non essendogli sempre fedele, piuttosto che l'idea che la vita degli altri sia migliore della vita in cristiani. Grazie. Ora passiamo all'ultima domanda che avete scritto qui, sposolato. Come ti chiami? Vittorio. Hai mai stato influenzato o hai mai avuto paura di prendere decisioni importanti durante la sua vita al servizio di Dio? Sotto altra forma, questa domanda me la fanno quasi sempre i bambini del carabinismo. Non per dire che è una domanda da bambino, per dire che è una domanda fondamentale per capire il compito, anche la responsabilità di un vescovo. Hai paura di essere vescovo, dicono i bambini, no? Hai avuto paura ad accettare di diventare vescovo così. Io risponderei sempre così, come rispondo adesso. Io penso che la mia vita non me la sono fatta io, ma la mia vita è stata un percorso in cui il Signore mi ha indirizzato, anche perché le cose essenziali non le ho fatte io, è Lui che mi ha fatto venire la strana idea di diventare prete, ed è Lui che mi ha sostenuto nel cammino di formazione. Poi a quel punto io mi sono lavato le mani. È stato un vescovo che mi ha fatto prendere, non sono io che mi sono fatto prendere da solo. Quindi c'è qualcuno che mi ha accolto in un desiderio e che mi ha consacrato in questa strada a cui appunto mi sono affidato. E anche quando sono diventato vescovo non ho chiesto io. I bambini dicono non si fa domanda per diventare vescovi, se qualcuno lo prende qui vicino ci avesse questa cattiva intenzione, non faccio domanda perché
modo per essere rifiutata è quello di farla amare, o di far capire che uno ci aspira. Ma ti capita qualcosa. A me che qualcuno ha segnalato al Papa che io potevo fare questo servizio nella Chiesa, ed è stato il Papa a scegliere. Allora in tutto questo, il Papa che decide, il Vescovo che mi accoglie, no? E i primi segni di questa mia vocazione nascono in un dialogo con i miei genitori, con i miei maestri, con i miei catechisti. In tutto questo io vedo che è Gesù che ha un disegno su di me. E a questo punto molto naturalmente io dico, lui mi ci ha voluto e lui sarà bravo a trovare il modo di abitare nonostante le mie fragilità, le mie debolezze, i limiti ci stanno tutti. Quindi la paura della mia povertà umana c'è, ma la certezza che siccome non è una scelta mia, vuol dire che il Signore darà una mano, illuminerà, sosterrà ogni decisione. Dico però che ci sono decisioni che prendo con sofferenza, perché diverse decisioni che devo prendere non è semplicemente come fare questo, come fare quest'altro. Se vendere un immobile della Chiesa oppure costruire un altro per fare qualcos'altro, questi giorni mi trovo a dover decidere. È quando il problema riguarda le persone. Dire a Gens, lascia via tutto, dove stavo, avevo una bella comunità, ti voleva bene, via. E vai a Grassa, lui gli dispiace, mi dispiace per me perché lo so che gli sto amputando mezzo cuore. Poi il cuore gli si ricostruirà, fino a Grassa. Pian piano lo accolgo e quindi ritroverà anche lì una comunità che lo farà sempre il prete come era prima alla Ginestra. Non mi ricordo bene, l'avevo fatto, non ti pensare che mi sono scordato il sacrificio che ho visto a te e al popolo della Ginestra che stava bene con te e che si è trovato a dover misurare. Tra l'altro mi ho mandato un prete che è prima morto. Ebbene, quando la decisione riguarda persone c'è sofferenza, non paura di prenderle, ma sofferenza nel prenderle perché vai a toccare la carne viva, l'identità delle persone, un percorso di vita che vai a rivalutare e così via. Per cui da questo punto di vista è vero, c'è una pesantezza dell'esercizio della responsabilità, però non ho paura, perché la nuova sera mi dico Gesù, pensaci tu, io lascio a dormire, la mattina mi sveglio, tu ci sarai ancora, sono sicuro, e con me mi farai strada su quello che sarà il compito da sola. Questo ve lo consiglio come metodo anche per voi, non solo per il vescovo o per il prete. Questo metodo di dire, io cerco la strada di Gesù. Se sto sulla strada di Gesù, chi mi porta è Lui. Non sono io che porto Lui, è Lui che porta me. C'era quella immagine, qual era, di base, quando si cammina sulla spiaggia e a un certo punto una persona insieme a Gesù che cammina uno accanto all'altro e si vedono le impronte del nome dell'altro. A un certo punto si vede una sola impronta, come diceva l'immagine in cui Gesù ci prende sulle spalle e porta noi. Questo credo sia un'esperienza che ciascuno di voi deve poter fare, sentirsi portato sulle spalle di Gesù. Bene, se c'è una domanda a volo,
la testa, ma forse questo genere queste sono le domande che piacciono ai bambini. Chi ce l'ha una domanda, vieni, venga qui. Senza paura. Senza paura, vieni. Dica il tuo nome. Magari non avrò ragione, papà. Sono Nicola Stante. La domanda che, insomma, almeno penso che alla nostra parrocchia in questo momento sta un pochino maturando, è come agire in quei gruppi dove noi si cerca di portare il Signore, si cerca di portare Gesù, ma si vede che i ragazzi vengono solo per stare insieme. Continuare e rischiare di perderli, agire in maniera differente, insomma, che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi? Voi sapete che i frati cappuccini sono noti per avere la manica larga, no? Per cui loro comprendono e accettano che io ho la manica più larga dei cappuccini, nel senso che io non manderei mai via nessuno, non farei mai una selezione, a costo di camminare con fatica, capisco che se all'interno di un gruppo c'è una parte del gruppo che non condivide fino in fondo gli ideali che dovrebbero portarla avanti, diventa una zavolta, diventa un peso, però io non perderei mai nessuno, per scelta mia, per aver fatto una linea di demarcazione, contro la quale non è possibile appartenere, per cui anche quelli non vengono mai a me. L'importante è che ci sia un dialogo con tutti, e che anche all'interno del gruppo valga come un'idea, guardate che quel che trovate di bello qui è perché ce l'ha messo Gesù nel cuore nostro. Ma non è tanto a dirgli, ma farglielo domandare, capisci? Grande strategia di qualsiasi occasione di incontro è che la domanda sorga dal cuore dell'altro, non che tu gli imponi una risposta che l'altro non avverte come qualcosa di significativo per sé. Io direi con fatica, però con accoglienza, con comprensione. Con chiarezza, sì, con chiarezza per far vedere quali sono le radici, ma senza mai far diventare Gesù un motivo di esclusione. Gesù deve essere accolto, così ha fatto lui per tutta la vita. Se non lo facciamo diventare invece un elemento che divide, lo stiamo perdendo. Non è facile, non è facile. Ho fatto la sperata di un amico di una mia cultura, facevo formatore di fondi di me, ho fatto però anche conduzione di gruppi giovanili, per cui so benissimo questa esigenza di pensare il tiro, ma anche l'esigenza di non perdere nessuno. Io ho cercato sempre di contemperare la chiarezza della proposta con l'accoglienza di tutti, di tutti. Io ne grido, eh? Grazie. Grazie. Questo lo conosco. Non c'è bisogno che mi dice no, ma poi non voglio conoscere voi, la verità. Questa strada in chiave non ho andato io. Prima di questa esperienza faceva l'assistente alla comunità San Michele, cioè giocare a pallone la mattina. Se ci può dare qualche suggerimento sulla preghiera per i giovani e su questo tema che sia importante. Io penso che trovare le parole della preghiera da soli fatichiamo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci istruisca. Ma qualcuno ci ha istruito. Io credo che la Sacra Scrittura, la parola di Dio,
sia la fonte principale della nostra vita. Lì troviamo tutti i temi e le parole che però dobbiamo incrociare con la nostra vita, perché sennò diventa una cosa astratta rispetto a noi. Ma senza la parola di Dio, secondo me, una vera preghiera difficile può uscire fuori, che so, qualche espressione più o meno sdoganata, più o meno accattivante, che riusciamo a produrre da soli. Ma dovendo parlare di Dio, è meglio fidarci di Dio, di come Dio ha parlato a noi. Quindi la parola di Dio a noi poi va riconvertita in una parola nostra a Dio. Radice fondamentale, quindi la parola di Dio. Però allo stesso tempo una grande percezione di quello che è le attese, i problemi, gli interrogativi personali e del mondo di oggi, dei giovani e del mondo di oggi. Anche questo ascolto, non solo della parola, ma anche della storia personale e comunitaria, credo che sia un incrocio di cui possiamo trarre i motivi della preghiera e delle parole della preghiera. Grazie. L'ultima domanda. Dal mondo, questo vorrei dire,
Non è che per essere santi dobbiamo fuggire da questo mondo. Dobbiamo starci con la nostra identità. Questa è la strada della santità. Quando si tratta di scegliere i suoi apostoli,
sceglie soltanto il bambino. Probabilmente perché, dovendo essere il segno di lui, lui era un maschio, non era un androgeno. Il suo maschio non è un indifferenziato, un sesso da definire. Gesù è un maschio, quindi la dimensione rappresentativa di Cristo in ordine all'annuncio del Vangelo che è affidata agli Apostoli comporta anche per scelta di Gesù, non per loro. Che non sia però che nella Chiesa non ci siano altri spazi che non siano quelli dell'Apostolo, che non possono essere presi dagli altri. Tant'è che nelle lettere di San Paolo tu trovi sotto magari la stessa parola apostolo, la parola apostolo ha due significati, da una parte indica i dodici, dall'altra indica tutti i missionari del Vangelo. Bene, tra i missionari del Vangelo, quelli mandati ufficialmente dalle chiese, ci sono diverse donne, diverse donne. Ecco allora che noi non dobbiamo pensare. Il problema è che poi tutto questo si è perso. Io credo per l'influsso della società greco-romana, che invece aveva una concezione umiliante della donna. E la Chiesa ha subito e non è riuscita, ha dato lo stesso valore, che Paolo è chiaro, non c'è più uomo né donna, greco-giudeo, no? È chiaro che dal punto di vista del principio tutto è chiaro, dal punto di vista della prassi assai di meno. Per cui io credo che oggi la Chiesa dovrebbe fare un grande sforzo per ripensare la articolazione dei ruoli, delle funzioni, dei servizi, dei ministeri della Chiesa, includendo anche ministeri femminili, ministeri delle donne, non donne nei ministeri delle donne, che è soltanto le quote rosa e la gran portata in giro per voi donne. No? Gli uomini devono cedere qualcosa. Però è la donna. Spazio se lo deve conquistare per la sua identità, non per la essersi assimilata agli uomini, per cui no, quando le donne diventano manager diventano più assatanate degli uomini, no? Così dice la letteratura, no? Non so se poi è vero, perché io non conosco molte donne manager, ma l'inflessibilità di chiedere donne al comando, no? Cioè al comando maschile peggiore del maschio, non è loro, non è che sia che allora le donne non devono governare, non devono governare con il quadro, no? una contraffazione dell'uomo. Quindi su questo, per quanto riguarda il problema delle donne, io dico che le chiese ancora fare parlo che lo devo sempre questo tema, non vedo ancora indicazioni precise. Credo che qualche tabù bisognerà abbattere dal nostro punto di vista. L'altra cosa è la concezione della sessualità. E qui il problema non è se accettare o non accettare l'omosessuale. Ho detto che come persone la Chiesa vuole tutto perché dovrebbe discriminare da questo punto di vista. Il problema è cosa è il sesso nella vita di una persona. Esiste ancora la distinzione della sessualità tra uomo e donna? Ovvero la sessualità è un passaggio di fluidi, di fluido, in cui si può diventare l'uno e l'altro? Ma voi sapete che in diversi ambienti si fermano l'evoluzione degli ormoni ai ragazzi e alle ragazze in età adolescenziale, in età infantile, per farli decidere poi chi vogliono diventare, se vogliono diventare donne, se vogliono diventare successori. Ecco, questa idea che ci possa essere l'indistinto intorno al sesso non appartiene alla Chiesa. La Chiesa è molto materialista. Io dico che siamo gli ultimi materialisti, sono scomparsi, i materialisti storici, i materialisti sociali, gli ultimi materialisti veri siamo noi cristiani, perché noi crediamo alla materia, cioè alla cosa, al
corpo come un dono di Dio, non come la prigione da cui dobbiamo liberarci per essere altri rispetto a ciò che il corpo dice. Il corpo è Dio. Io ho una grande stima del mio corpo, sarà bellissimo, però è senza di questo, io non sarei io. Io non sono uno spirito dentro un corpo. Io sono una realtà spirituale e materiale allo stesso tempo. Quindi non posso manovrare la mia materialità senza manovrare me stesso. Questo credo che sia fondamentale. Concepire la sessualità come parte integrale della identità della persona poi ti aiuta a risolvere tutti gli altri problemi, dall'esercizio della sessualità all'interno del matrimonio e non al di fuori, quindi all'interno di una condizione di stabilità di rapporti e di relazioni, fino appunto anche all'accettazione della condizione di una sessualità che uno vive in maniera propria come omosessualità e che non lo conduce fuori dalla comunità, ovviamente deve rispettare quelle che sono che è la natura della sessualità stessa, che è lo strumento attraverso il quale l'uomo e la donna si incontrano. Io ho piena accettazione delle persone omosessuali, ma resto nella tradizione della Chiesa circa il no alle relazioni sessuali tra omosessuali. Questa è la dottrina della Chiesa, cui non sento profondamente di aderire proprio per la concezione che ho della sessualità non come un accessorio, ma come una parte integrante della mia identità. Allora mi chiedo, mi l'avete messo a fine. Grazie. Grazie, facciamo la parola.